33. La medicina estetica oggi, come ringiovanire il viso senza usare il bisturi, con quali tecniche e soprattutto con quali sostanze, poi con quali risultati? In principio era il lifting, volti che ad un certo punto scomparivano per riapparire un mese dopo stirati e praticamente irriconoscibili. Oggi molto è cambiato. Indubbiamente i pazienti sono attualmente orientati verso trattamenti minori, cioè trattamenti meno aggressivi, in cui la convalescenza è molto breve, perché i pazienti stessi vogliono apparire bene per l'età che hanno. Pazienti più consapevoli che vogliono interpretare bene i propri anni senza esagerare, e la medicina estetica risponde con prodotti naturali e riassorbibili. Ogni regione del volto si giova di trattamenti specifici. La fronte ha buoni risultati con il botulino, gli zigomi e le labbra con i filler, cioè i riempitivi, e il collo con i nuovi laser o i fili di sospensione che servono per elevare la pelle. A ognuno il suo rimedio, perché ognuno invecchia a modo suo, ma si alzi chi dopo gli anta non abbia mai sentito parlare di botulino, il magico spianarughe per fronte e occhi. La tossina botulinica serve per eliminare l'eccessiva corrugazione della muscolatura che determina delle rughe di espressione. Il trattamento va ripetuto dopo 4-6 mesi ed è sicuro, purché chiaramente venga fatto da medici esperti, in piccola quantità e poi escludendo in maniera assoluta i pazienti che hanno patologie neuromuscolari. Niente volti di cera, ma nemmeno visi troppo smagriti che tradiscono l'avanzare dell'età. Col trascorrere del tempo il volto tende ad asciugarsi e quindi si evidenziano dei solchi che vanno corretti con dei riempitivi, i cosiddetti filler. Quelli sicuri sono quelli naturali, quale l'acido ialuronico, che ora si presenta in varie formulazioni, cioè con diverse densità, in maniera da poter essere iniettato in solchi profondi o in piccole rughine perioculari. Se il volto è molto scavato, la soluzione si chiama lipofilling, ovvero l'impianto di grasso proprio, che viene prelevato nelle zone dove abbondanti, per esempio un fianco o l'addome, preparato con le piastrine e poi riniettato. Riniettandolo non si ha soltanto un effetto filler, cioè di riempitivo, ma anche un'attivazione di cellule staminali che rendono la pelle realmente più giovane. Scienza d'avanguardia al servizio della bellezza, la tendenza oggi è fare meno e fare meglio. Le labbra richiedono particolare attenzione perché vanno trattate con prodotti naturali, perché noi stessi vediamo delle pazienti rovinate con prodotti sintetici che possono dare, anche se raramente, allergie difficili da trattare.